Quello che accade, secondo la parola di Gesù, che dice questo è il giudizio, non verrà condannato chi crede nel Figlio di Dio, cioè in Gesù Cristo, in me, sta parlando di se stesso, e viene condannato invece chi gli si oppone e non crede. Quindi il giudizio viene dato sulla base dell'atteggiamento che si ha nei confronti di Cristo, non in una vaga fede in Dio. Credo in, chissà, possiamo chiamarlo in qualsiasi modo. E così negli Atti degli Apostoli viene descritta questa opposizione o questo favore per Cristo, la fede in Cristo e l'opposizione. Gli Apostoli sono stati mandati e dopo la Pentecoste, come sappiamo, sono pieni di risorse spirituali, di forza, di coraggio, no? Pietro è trasformato, ma anche gli altri. Ed ecco che vengono messi dentro al carcere dai sacerdoti, il sommo sacerdote, cioè la setta dei Sadducei, no? Quelli dalla sua parte, che sono quelli che non credono alla risurrezione, poiché essi testimoniavano la risurrezione di Cristo e i miracoli che facevano davano ragione della potenza di Cristo. Bisognava impedire che si credesse alla risurrezione, soprattutto quella di Cristo. Se ricordate, volevano uccidere anche Lazzaro perché era il testimone vivente di uno che tornò dai morti per la potenza di Dio. È una sorta di religiosità laica, perché il regno materiale, materialistica, il regno di Dio è sulla terra, tutto succede qua e dopo non c'è più nulla. Questi capi dei sacerdoti, no? Ma non era così la rivelazione. Allora accade che la potenza di Dio, la potenza di Dio attraverso il suo Cristo, continua ad agire e anche quelle che sono tutte le manovre per andare contro Cristo vanno a loro svantaggio, vanno a svantaggio di chi le compie. Infatti mettono in carcere Giovanni e Pietro. E alla notte un angelo lo libera e loro come delle molle tornano alla stessa posizione, cioè a predicare nel tempio. Che cosa? La potenza del risorto e si trovano ancora lì. E abbiamo questa scena bellissima dove il Sinedrio si riunisce con i sommo sacerdoti per giudicarli e probabilmente trova anche il modo per condannarli a morte. E invece non sono più in carcere. Ma che cosa accade? Che questo prodigio diventa ancora più sorta di fede, di miracolo, di potenza. Soprattutto stupisce in Pietro e negli altri non solo il coraggio di tornare sempre lì perché potevano dire l'angelo si è liberati, andiamo via. Invece l'angelo dice tornate a fare quello che stavate facendo, no? Quindi viene fuori il coraggio degli apostoli, la loro obbedienza a Dio e tornano nel luogo del pericolo. Con la sapienza che questi dottori del Tempio, questi sommi sacerdoti, i sadducei, non riuscivano a comprendere perché erano uomini illetterati, cioè senza istruzione. Da dove viene questa sapienza? Veramente tutta la figura del risorto si propaga attraverso tutti coloro che credono in lui. Allora coloro che credono nel Cristo vengono assorbiti dalla sua luce e con la sua luce il bene, con il bene, la potenza dello spirito e tutte le manifestazioni dello spirito. E questa luce consuma tutte le parti più umane. Non sono loro che sono bravi a compiere come della gente che fa dello sport, degli allenamenti per diventare migliori. Loro si sforzano di rimanere dove Dio li mette. Dove li mette Dio? Li mette nel pericolo, ma con la forza di starci. Li mette a contrastare i dottori e i sacerdoti del Tempio, ma con la sapienza divina infusa. Li mette in situazioni come la prigione, ma li libera. Dunque l'imperfezione nostra, perché per noi è un esempio, non è il problema di Dio, il problema è dove si dirige il cuore. Allora ci sono i giusti che camminano verso Dio credendo in Cristo, perché Dio si manifesta nel Cristo, non si manifesta da sé.
sono quelli che camminano zoppicando, però camminano in Cristo e cercano, sono coloro che hanno dei difetti, ma Dio li guarisce, guarisce lo storpio, guarisce anche il camminare da storpi, che vuol dire il camminare nel difetto, nel peccato. Sono quelli invece che camminano dalla parte opposta, i quali non si accontentano di non credere in Dio, ma impediscono a coloro che vogliono credere di credere. Ed ecco questi che vogliono mettere in prigione gli apostoli e vogliono impedire che cosa? Che quello che è la potenza di Dio che passa attraverso la debolezza umana non passi ad altri. Allora se Dio si manifesta nella debolezza, come abbiamo crocifisso il capo, facciamo presto, no? E quando è ora Dio lo permette, ma quando non è ora Dio non lo permette. Ricordo sempre davanti a questo racconto la prigione dove a Roma, no? Nei fori imperiali si può visitare, dove fu imprigionato lui e anche Paolo. È un buco nel tufo, e bisogna scendere le scale, illuminato, ma illuminato da lampade artificiali, un buco. E quando è stato il momento, Dio non l'ha tirato fuori da lì, perché è il momento di perfezionare il tutto dando la sua vita con la crocifissione. E San Paolo con la decapitazione. Ma finché il compito c'era, come avvenne per Gesù che volevano ucciderlo più volte, ma non è il momento né il luogo, finché deve esserci l'evangelizzazione, la forza di Dio non è trattenuta. Non c'è niente che possa essere messo sotto chiave dagli uomini se Dio lo vuole scatenare, liberare. Andate e testimoniate il risorto. E così anche per noi. Questo ci deve lasciare molta pace. Tutto quello che accade è tenuto nelle mani da Dio. Non è che si dimentichi, è distratto, allora ogni tanto ci mette in condizioni brutte perché lui sta pensando ad altro. Ma tutto è tenuto in mano da Dio. Quello che è bene e quello che è male per noi. Ma se noi siamo nella fede in Cristo e lui ci porta, quello che è male lui lo trasforma con un effetto di bene. Perché l'effetto, la finalità è la purificazione della nostra anima, no? Da storpi, diventiamo quelli che camminano dritti, e la purificazione e la salvezza delle altre anime, che Dio fa attraverso tutto quello che è la nostra vita, anche quando apparentemente noi non operiamo direttamente. Allora non c'è bisogno di essere evangelizzatori solamente andando a evangelizzare o insegnando. Se Dio ti mette a fare quello, devi fare. Ma quante anime vengono salvate dagli evangelizzatori perché c'è qualcun altro che soffre, prega e offre, magari in un luogo distantissimo? È Dio che distribuisce le forze, le funzioni, i ministeri, e non per meriti, non c'è nessun merito, non c'è nessuna cosa più importante. Ma quello che chiede è questa totalità di amore per lui e di seguirlo. Dove vai, Pietro? Si stava allontanando, no? Questo nel romanzo di Stankiewicz, no? Quo vadis, dove vai Pietro? E tu dove vai? Io vado a farmi crocifiggere ancora. Pietro cambia idea, no? È bella come idea, no? Dove stai andando? Cerco di salvare la pelle, tante altre volte mi hai salvato, e forse questa è una di quelle. Questa non è una di quelle, adesso ti chiedo questa cosa qua. E può una morte essere più forte, più valida dell'evangelizzazione o di un Pietro che continua a vivere a Roma come il primo degli apostoli, come, no? Può essere, sì, perché Dio ha decretato questo, quella morte dà più valore. Dopo la morte sacrificale di Pietro a Roma, Roma diventa Roma, insieme a Paolo. Cioè diventa il centro del mondo non perché era una potenza politica che di lì a pochi secoli viene soppiantata dalle invasioni barbariche, sappiamo, viene distrutta. Ma Roma rimane tale perché Pietro è morto a Roma, il suo corpo è a Roma, è il centro della fede. Valeva la pena andare a morire da un'altra parte, magari di vecchiaia e non sulla croce? Forse, ma Cristo aveva altri disegni su di lui, sul suo successore e sul luogo che è Roma. Così
Il messaggio che vorrei dare è proprio cercare di, anche se non capiamo, con fede accettare tutte le cose, sapendo che se viviamo in Dio e nel suo Spirito, tutto è per il bene, perché le opere, come dice il Vangelo, sono opere nella luce in Dio. Dopo ci verrà detto anche tutta la profondità, l'estensione, non dobbiamo temere questo, ma siamo sempre tenuti in mano da Dio. Sempre, non c'è mai un momento in cui lui ci abbandona. Se lo dato Gesù Cristo. Grazie.